Eccoci qua, siamo connessi. Ciao a tutti amici di Villa Galattica per Fisioterapisti e benvenuti a questa terza intervista galattica. Il nostro ospite è quello che vedete qui al mio fianco, Pasquale Spinelli. Ciao Pasquale. Allora, abbiamo invitato oggi Pasquale in qualità di esperto nel trasferimento all'estero dei fisioterapisti del lavoro all'estero, un tema a cui teniamo tanto, di cui abbiamo già parlato sulla nostra pagina, quindi abbiamo deciso oggi di ascoltare direttamente da lui un po' i consigli che ci può dare, i consigli che può dare a tutti i colleghi fisioterapisti che vogliono intraprendere questa nuova esperienza. Pasquale nel 2012 ha fondato un gruppo su Facebook, Fisioterapisti Estero, per aiutare proprio tutti quei colleghi che si trovavano in difficoltà nel momento in cui si trovavano a fronteggiare le carte per trasferirsi all'estero ed è stato veramente un gruppo di grande successo e ha aiutato veramente tantissime persone. E quindi vorrei iniziare questa chiacchierata con Pasquale chiedendogli subito, insomma, quando dopo la laurea ha deciso di lasciare l'Italia, di iniziare a lavorare all'estero, che cosa lo ha spinto principalmente? Guarda, allora, inizialmente vabbè, mi sono laureato a Roma, alla Sapienza, e amando l'Italia, Roma, la mia città, insomma, io sono calabrese, di origine calabrese, comunque ero trapiantato a Roma da 6 anni, e volevo comunque restare lì, ho provato, insomma, a lavorare come tutti, ho perso la partita IVA purtroppo perché i contratti non se ne fanno, insomma, non ne vediamo. E come tutti ho perso la partita IVA, purtroppo inviai molti curriculum, cominciai a lavorare lì a Roma e per 2 anni ho lavorato in alcuni centri, però a partita IVA, insomma, pagavano quello che pagavano, insomma, neanche forse 10 euro lorde l'ora, dunque quindi cambiare, cioè, diciamo, campare lì con 10 euro lorde l'ora, comunque a Roma, che è una città abbastanza cara, e insomma era difficile. Poi sono tornato nella mia regione di origine, che è la Calabria, dove paradossalmente trovai un contratto a tempo indeterminato, però l'unico problema era che praticamente non mi pagavano, cioè mi pagavano ogni 45 giorni. Cioè, diciamo, ricevere il salario era un optional, dovevi Grazie. prenderlo. Cioè, ogni 45 giorni, no, forse neanche, qualche volta aspettavamo anche 2 mesi per ricevere il salario, cioè, quindi era praticamente impossibile, diciamo, sopravvivere. Cioè, non puoi programmare nulla, non puoi programmare la tua vita senza purtroppo dei soldi, pure per mangiare, insomma, non è che. E quindi da lì, insomma, decisi che non era possibile comunque restare in queste condizioni. Cioè, una volta uscito dall'università, comunque, sai, hai grandi speranze perché dici mi impegno al massimo perché mi piace la mia professione, voglio imparare, voglio studiare tanto e poi però non riesci neanche a ricevere un salario normale, non è che chiedessi il mondo. E quindi diciamo che poi cominciano a venire delle idee di comunque di cambiare, di partire. Diciamo, il pallino mio è stato sempre quello di andare all'estero, comunque di provare un'esperienza all'estero. E cosa feci? Diciamo, mi servivano in effetti delle informazioni per andare, volevo che qualcun altro condividesse la propria esperienza con me, magari con altre persone. Il canale, diciamo, il mezzo era Facebook. Creare un gruppo, diciamo, è stata la cosa più semplice. All'inizio è stato difficile perché sono andato a cercare, facevo delle ricerche per cercare delle persone che fossero fisioterapisti che fossero all'estero, in modo da inserirli nel gruppo, così in modo da che potessero dare delle informazioni, insomma, a tutti quanti e a me stesso, perché servivano principalmente per un'esigenza mia, che poi alla fine è risultata l'esigenza quella di molte persone, insomma, di molti colleghi. Quindi all'inizio è andato così, eravamo un centinaio di persone, pian piano si aggiungevano persone fino a, insomma, quasi 8.000 persone, siamo oltre 8.000 colleghi.
Sì, quindi no, infatti, come dicevo, è stato un grosso successo ed evidentemente hai capito, sei stato il primo a capire che c'era bisogno di condividere determinate idee, di aiutarsi a vicenda e sei riuscito a includere tante persone all'interno. Raccontaci un po' della tua esperienza all'estero, dove risiedi, dove lavori attualmente, dove hai lavorato in passato. Quando sono scappato dalla Calabria, sono andato prima di tutto in Australia. Ho fatto un anno lì, ma giusto per imparare la lingua, ho studiato, insomma, inglese, sono andato a scuola d'inglese, ho lavoricchiato, ho fatto anche altri lavori, purtroppo, perché, come sappiamo, in Australia è molto complicato lavorare come fisioterapista, c'è una procedura che è molto lunga, molto complessa, e non era, diciamo, al caso mio, perché non sarei rimasto non avevo intenzione di rimanere a lungo periodo, quindi non ho voluto, insomma, affrontare questa cosa, anche perché ci vogliono un paio d'anni, insomma, più o meno. Quindi, insomma, la mia prima esperienza è stata lì, è stato un annetto più o meno per imparare la lingua, un po' l'inglese, che tra l'altro ho dimenticato, purtroppo. Perché poi sono tornato qui in Europa e mi sono trasferito in Francia, quindi tra Francia e Svizzera, sto proprio al confine, e quindi adesso parlo solo francese da 4 anni, quindi sai, se non pratichi la lingua è un po' complicato, però. Quindi in Svizzera lavori nel cantone francese. Sì, adesso al momento attualmente no, attualmente lavoro solo in Francia, prima sì, lavoravo 50% qui in Francia, in uno studio, e 50% come salariato in Svizzera. Poi ho dovuto lasciare la Svizzera perché ho fatto un master, quindi non potevo fare troppe cose insieme. E tra l'altro ho aperto anche da un paio d'anni, 2 o 3 anni, insomma, questa società in UK che si chiama la Health Pro World LTD, che è la società proprio che espleta il servizio di consulenza per i colleghi, diciamo, che vogliono andare all'estero, insomma. E quindi diciamo un po' qual è stato lo sviluppo del gruppo, cioè nato come gruppo e poi diciamo qual è stato diciamo, l'upgrade, dove Infatti, siamo arrivati adesso, diciamo. allora, il discorso è stato questo. Inizialmente ho cercato, insomma, i primi anni cercavo informazioni, le cercavo di mettere sul gruppo il più possibile insomma, per dare informazioni. Il problema è qual è stato che comunque molta gente mi contattava tramite Facebook. A un certo punto erano diventate talmente tante le persone che non riuscivo più a controllare, diciamo, sai. Non posso vivere la vita su Facebook, voglio dire, devo lavorare, vorrei anche un po' uscire, sai? No, vabbè, dai. E poi niente, poi no, sono stati i colleghi che mi hanno chiesto: guarda, senti, fammi tutta, io non ne voglio sapere, fammi tutta la démarche amministrativa, ti pago, dimmi quanto vuoi. E poi è nata così, un po' così, ma ancora così per gioco, non perché volessi fare veramente questo. Cioè, non avevo programmato di fare una società per fare queste consulenze, non era, io sono fisioterapista e faccio fisioterapista. Poi però la cosa è cresciuta talmente tanto che purtroppo, insomma, poi ho sviluppato questo, non potevo stare a fare consulenze, ecco così, ho fatto una cosa ufficiale, insomma, e adesso praticamente è diventato un lavoro, cioè per me è un lavoro, nel senso che il 50% lo dedico alla fisioterapia, il 50% lo dedico alla gestione di questa società, insomma, molto, perché comunque mi occupa del tempo. Certo. Devo rispondere all'email, c'è un servizio di. Ho dei collaboratori che mi fanno le traduzioni, le traduttori ufficiali, insomma. Sono contento e non voglio abbandonare per un semplice motivo, perché anche se mi converrebbe andare tranquillamente a lavorare al 100% in Svizzera, te lo dico chiaramente, però siccome a parte l'opportunità che comunque do ai colleghi, perché comunque c'è gente che comunque dall'Italia è partita che non. Insomma, in condizioni economiche non buone, sono riuscito magari a metterlo in Francia e adesso si guadagnano 6-8 mila al mese lordi, insomma, in Certo. studi, voglio dire, hanno avuto delle prospettive diverse, sia per dare comunque un'opportunità ai colleghi, ma sia anche che riesco comunque a far lavorare quelle 2-3 persone, anche se non in maniera continuativa, però. I traduttori che collaborano con me, comunque c'è gente che lavora al call center, che ho studiato 5 anni, lavora al call center, però magari grazie a me si fa, diciamo, grazie alla mia collaborazione, collaborano con me, lavorano un po', insomma,
per quanto riguarda le traduzioni, insomma. Ah, sì, certo. Sempre, insomma. Yeah, c'è tutto un indotto. Ma è un'opportunità, insomma, per un po' di persone. Poi è logico, no, che se dedico del tempo a... Cioè, ormai è un lavoro, cioè, quindi dedico del tempo a rispondere alle email, telefonate, anche sabato e domenica, quindi, insomma... sì, in realtà secondo me il successo, cioè, io ho tre riconoscimenti, quindi di un po' di carte ne ho fatte e capisco qual è quel sentimento di scoraggiamento che molti hanno nel momento in cui devono appunto fronteggiare un riconoscimento all'estero. E penso che proprio la fortuna del gruppo e adesso delle consulenze venga proprio da questo. E quindi ti volevo chiedere, entrando un po' nello specifico del tema, quali sono, almeno per la maggior parte dei paesi europei, quali sono i documenti che vengono richiesti e quindi quali sono i primi passi da fare? Guarda, allora, una cosa da dire è che ogni Stato ha una sua procedura, quindi non esiste una cosa univoca per tutti, perché magari alcuna gente mi dice io voglio andare all'estero, sì, ma all'estero dove? Perché comunque ogni paese ha delle caratteristiche diverse, richiede delle cose diverse, insomma. Diciamo che allora, l'afflusso maggiore è stato all'inizio per il Regno Unito, insomma, anche per questo ho fatto la società nel Regno Unito, quindi molta gente voleva andare lì, voleva andare a Londra. Adesso ho veicolato un po' di gente verso la Francia, che secondo me è meglio perché ci stanno molte opportunità anche per neolaureati, ci stanno, insomma, opportunità incredibili che in Italia ci possiamo solo sognare. E quindi niente, diciamo che più o meno, diciamo che il comune denominatore di tutte le procedure sono alcuni documenti che sono documenti di Course Information Form, sarebbero gli esami con tutti i programmi che rilasciano l'università, che rilasciano non tutte le università, perché devo dire che ci stanno sempre molti, tutte le università sono diverse, ci stanno parecchi problemi, insomma. Documento del tirocinio, e queste sono le cose che i comuni, diciamo, denominatori. Poi bisogna richiedere quello che si chiama l'attestato di conformità a livello europeo, che lo riesce il Ministero della Salute italiano, dal quale si evince che la nostra laurea è conforme alle direttive europee, alle direttive 2005-36/CE, che è successive modificazioni e ti permette quello che si chiama lo stabilimento nell'altro paese ospitante, diciamo. Ed è questo è il documento più importante, diciamo. Poi, vabbè, c'è chi chiede il casellario giudiziale o comunque il good standing, che noi non possiamo avere. Good standing sarebbe il certificato di onorabilità professionale, che fin quando non ci sta l'albo, c'è, insomma, l'albo professionale, infatti non possiamo richiedere. È una frase transitoria che c'è, non c'è, insomma, questo certificato di onorabilità professionale non lo rilascia ancora il ministero, quindi si deve richiedere il casellario giudiziale, diciamo, almeno viene accettato questo. E invece dal punto di vista lavorativo, anche certificati di lavoro o semplicemente dal punto di vista del universitario? Sì, certificare l'esperienza è importante, sì, bisogna richiedere dei certificati di lavoro, certo, gli attestati di servizio al proprio datore di lavoro, certificando che si è lavorato in qualità di fisioterapista, certificando il numero di ore per settimana, insomma, e su carta intestata, possibilmente, insomma. Ah, ok. E invece io ricordo che quando ho fatto le procedure erano tutte cartacee, però poi in realtà negli ultimi anni si è passati alla EPC, la European Professional Card, quindi la procedura adesso è completamente online, è così per tutti i paesi europei. Poi, non so, ci vuoi parlare un po' di come è cambiato, diciamo, il riconoscimento dalla cartacea all'online, se ci sono stati dei miglioramenti e se anche in futuro vedi ancora dei margini per migliorare ancora. Allora, vorrei proprio qui sfaldare questo mito che molti colleghi credono che l'European Professional Card sia, diciamo, il cosiddetto riconoscimento diretto.
Ma il riconoscimento diretto non esiste, perché per via delle direttive europee, noi purtroppo, noi fisioterapisti, non abbiamo il cosiddetto riconoscimento diretto come medici e infermieri. Quindi, in effetti, cos'è l'European Professional Card? Questa tessera, che non è una tessera, perché è una tessera virtuale, non è altro che la procedura standard, però fatta online. Cioè, quindi non cambia nulla, insomma, in effetti. O si fa la procedura standard, o si fa l'EPC, è la stessa cosa, cioè non cambia nulla, solamente che si caricano i documenti online e per UK credo che costi un po' di meno, insomma sono ridotti i costi. Mi Ma sembra che costasse poi la metà, perché mi sembra che quando l'ho fatta io era 480 pound, adesso mi sa che è un po' di meno, no? 220 per come lo prima persona, sì. Ma ciò non toglie, questo che voglio dire chiaramente, ciò non toglie che per essere registrati alla HCPC bisogna dimostrare tutti gli standard of proficiency physiotherapist che richiede insomma la HCPC, cioè voglio dire questi standard devono essere contenuti nei documenti che si inviano, cioè perché o procedura EPC o procedura standard, se non si dimostrano questi standard. Gli standard minimi formativi, ecco, gli standard minimi formativi purtroppo si può ricevere dall'HCPC la richiesta di further informations e poi si va a finire che si riceve il periodo di adattamento di 9 mesi, come è successo a me, proprio esperienza mia personale, che sono arrivato ad avere il periodo di adattamento di 9 mesi perché i miei documenti, insomma, secondo loro, non erano complete, eccetera, eccetera, e sono arrivato fino all'ultimo, fino al ricorso. Ho fatto il ricorso per l'HCPC che ho vinto. Ho preparato un ricorso di 3 mesi, 300 pagine così, e poi ho vinto e mi hanno dovuto registrare per forza perché ho dimostrato che in effetti gli standard nostri sono uguali a quelli del Regno Unito. Perché forse molti non sanno, cioè, una volta che vengono inviati i documenti, che tipo di risposta ti puoi attendere dall'ente che sta valutando questi La documenti? risposta può essere positiva, totalmente negativa, oppure parziale, nel senso che ti dicono no, guarda, ci manca, diciamo, non abbiamo trovato questi standard, e ti fanno un elenco di standard che non sono riusciti a trovare, ma già quando c'è una decisione parziale così, molto probabilmente si va fino alla fine, fino al periodo di adattamento, sicuramente ti obbligano diciamo, a fare questo periodo che è un tirocinio gratuito di 9 mesi, che può arrivare fino a 9 mesi, insomma. Il tirocinio gratuito ovviamente in strutture che loro ti consigliano nel paese ospitante. Di solito nelle strutture di solito è sotto la responsabilità di un fisioterapista registrato all'HCPC oppure, non so, in Svizzera o in Francia, certo. Ah, Non in Italia, non si può compensare in Italia. Non si può. ok, perfetto. Quindi, diciamo, sono anni ormai che aiuti tanti colleghi. Volevo sapere un po' quali sono i trend. Come dicevi all'inizio, UK è stato, la Gran Bretagna è stata per tanti anni forse una delle più ambite. Quali sono le nazioni dove la maggior parte dei nostri colleghi vorrebbero emigrare? Sì, il Regno Unito in primis all'inizio, adesso anche la Francia comunque è gettonata. La Svizzera soprattutto, però la Svizzera dobbiamo sfaldare un po' anche il mito. Sì, la Svizzera, però il cantone italiano è piccolo, il mercato è abbastanza saturo, ed è diventato più complicato fare la procedura, anche perché è cambiata nel 2017, è cambiata la procedura, gli standard sono un po' più elevati e praticamente tutti prendono il periodo di adattamento di 6 mesi, più formazione compensativa, insomma si spendono 4-5 mila franchi. Per fare il tutto, insomma, è diventato un po' più complicato. Adesso sto cercando delle soluzioni e spero che ci sia risposta positiva, diciamo, ho fatto delle cose, vedrò un po', questo vi aggiornerò più in là. Dal punto di vista lavorativo, fra questi paesi, che tipo di differenza hai trovato tu personalmente? Guarda, allora, Francia e Svizzera, diciamo che il sistema, diciamo, sanitario di tipo assicurativo, quindi totalmente diverso dall'Italia, insomma, tutti, diciamo che tutti sono rimborsati, vanno dal fisioterapista e
non pa in Francia non, diciamo, se hanno una complementare non pagano nulla. Quindi praticamente vai a fisioterapista è come se fosse gratuita, insomma, perché vengono rimborsati. In Svizzera è più o meno la stessa cosa, soltanto che in Svizzera ci sta la franchigia che bisogna pagare, però insomma, è più o meno rimborsato, quasi tutto rimborsato, insomma. E quindi, diciamo, tu hai lavorato per il sistema sanitario nazionale o hai lavorato sempre in privato? No, io ho lavorato in centri, allora, no, non ho lavorato nel pubblico, diciamo, ho lavorato comunque in centri privati, però non nel senso le prestazioni, quello che voglio dire, non è neanche, penso che sia anche diverso da UK, insomma, qui c'è la tendenza ad andare comunque in uno studio privato, perché in effetti lo studio privato. Siccome siamo convenzionati, tutti i fisioterapisti sono convenzionati, quindi è come se si andasse in effetti nel pubblico, in effetti, perché comunque poi se siamo convenzionati si è rimborsati, insomma. No, vabbè, in UK in realtà funziona diversamente, nel senso che puoi scegliere la via del pubblico o la via del privato, un po' più simile all'Italia da questo punto di vista, quindi diciamo che scegli una o l'altra, non esiste una via di mezzo del centro convenzionato, per esempio. Esatto, ma neanche qui esiste il centro convenzionato, perché proprio per il fatto che i fisioterapisti hanno una convenzione diretta Ok. con l'assicurazione, tutti i fisioterapisti hanno una convenzione diretta con l'assicurazione, e quindi la gente va direttamente al fisioterapista, insomma, non importa, insomma, in quale centro vada. Ok, quello che ti volevo chiedere, un po' l'altra curiosità, è che chiaramente anche io spesso vengo contattato, sapendo che vivo all'estero, da fisioterapisti che sono interessati a spostarsi all'estero. Quello che noto è che tante persone hanno magari problemi a trovare la motivazione giusta per andare. Allora ti volevo chiedere un po' quali sono tre motivazioni, secondo te, che sono valide per fare un'esperienza di questo tipo. Ma guarda, io personalmente, se avessi avuto un salario normale decente, sarei rimasto in Italia, dico la verità. Però molte volte siamo obbligati perché non possiamo comunque vivere la nostra vita dopo aver studiato anni. C'è gente che ha fatto master specialistiche, insomma, non arrivano a fine mese magari. Questa sicuramente è una motivazione che spinge comunque ad andare all'estero a cercare, insomma, nuove possibilità. Poi un altro sicuramente è per imparare l'inglese. Io consiglio fortemente, ragazzi, io non ho fatto l'Erasmus e me ne pento amaramente perché è un'esperienza che consiglio di fare. Andate all'estero, fate esperienze, conoscete, insomma, andate a lavorare nei centri, tirocini, non so, qualsiasi cosa va benissimo. Imparate una nuova lingua, vedete nuove cose, insomma, magari in paesi anglofoni, così magari imparate anche l'inglese, perché per la nostra professione non conoscere la lingua inglese, cioè non. Ovviamente tutti gli articoli scientifici, tutte le conferenze, eccetera, eccetera, tutto in inglese, quindi è impossibile, non, quindi è una cosa che consiglio fortemente. E dal punto di vista professionale, senti che il fatto di aver lavorato all'estero ti ha dato delle competenze diverse che non avresti avuto in Italia? Ma allora, il discorso è che in Italia io penso che siamo considerati dei tecnici più che altro. Cioè, seguiamo quello che viene indicato. Qui non è così, non ho trovato questa, diciamo, ho trovato una relativa differenza perché, anzi, sono i medici che mi contattano, molte volte mi chiamano per dire cosa ne penso del paziente o se devo, addirittura un medico mi ha chiesto una relazione per prolungare la malattia al paziente, cioè mi ha chiesto una relazione al fisioterapista, un rapporto al fisioterapista per prolungare la malattia al paziente, voglio dire. Quindi ci tengono molto in considerazione e siamo in uno stretto contatto, ma come giusto che sia, bisogna lavorare in equipe perché è il paziente che è al centro, non è il professionista sanitario che è al centro. Quindi diciamo che si è rivoltato un po' questa. Diciamo che in Italia più che altro medico-centrica la situazione, mentre qui è più che altro è il paziente. La priorità, insomma.
questo è importante, questo ho trovato questa grossa differenza che a livello professionale ti fa sentire, diciamo, ti gratifica a livello professionale, sì. E ti responsabilizza anche molto, ovviamente. Ti responsabilizza, ovviamente, perché fai il tuo lavoro, addirittura le assicurazioni ti chiedono anche di fare dei rapporti, quindi la tua valutazione è importante, insomma, ti senti comunque un professionista. Mentre certo. In Italia, purtroppo, non è proprio così, diciamo, insomma. Certo. Pasquale, guarda, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, è stata una chiacchierata molto interessante, sono sicuro che in tanti troveranno molti, molti spunti interessanti. Giusto per concludere, se ci vuoi dare qualche contatto, insomma, per i colleghi che fossero interessati a chiederti una mano, come possono farlo? Io do la mia email, perché lavoro tramite email, l'email è fisio.estero@gmail.com. Questo è il mio contatto, quindi io al massimo mi contattano su Facebook e poi do l'email, comunque di solito preferisco tramite email. Ok, e c'è qualche informazione in particolare che bisogna di avere all'inizio per iniziare un tipo di discorso? Sì, soprattutto dove in oggetto è meglio mettere dove si vuole migrare, così capisco, perché ovviamente tutte le procedure sono diverse, quindi non bisogna specificare dove si vuole migrare, poi comunque uno mi chiede informazioni, rispondo tranquillamente alle email, qualsiasi cosa. Poi ci stanno scritto qualcosa su, c'è il sito, la pagina che ho fatto, che è fisioterapistiestero.it, www.fisioterapistiestero.it. E c'è anche il blog annesso, anche se non sono connessi, ma basta fare /blog e c'è qualche articolo così che ho messo. Ah, ok, perfetto. Va bene, Pasquale, allora ti ringrazio tantissimo e ti saluto e spero magari che vorrai tornare a trovarci per darci un po' quelli che sono gli aggiornamenti, soprattutto come dicevamo prima, su quello che è l'EPC e tutto come sta, diciamo, procedendo anche con l'albo che sta per iniziare in Italia, fortunatamente. Sì, sì, sì. Anzi, un'ultima cosa vorrei concludere, che questa è un'idea che ho avuto qualche anno fa, ed è molto importante, che ho deciso di regalare una consulenza e traduzione, mi prendo io in carico tutto, fino a 1.200 sterline, il massimo, diciamo, che può costare una cosa del genere, e vorrei fare un concorso per darla a qualcuno che ne ha bisogno. Guarda, quello che cercavo io dopo la laurea, una possibilità per dimostrare che comunque qualcuno vale, che qualcuno ha studiato e magari non ha i mezzi economici per farlo, ed è una cosa che questa è un'esclusiva che vi do, l'ho scritto anche sul gruppo, però è una cosa che ho pensato da anni ed è giusto condividere un po' di fortuna che ho avuto con questo gruppo, magari di considerare la possibilità a qualcuno che non ha i mezzi economici magari di andare all'estero, di trovare, insomma, una vita migliore, dai. Ok, grazie, una bella idea, grazie e a presto. Fagli in seguito. Ciao, a presto. Ciao, ciao.